Ciao a tutti, io ve lo dico, ho fatto shopping da Zara e H&M, non so se è già uscito il video del mio shopping o uscirà, ma qui necessito di acquistare qualcosa da Mango, perché ho provato degli outfit che mi sono piaciuti un sacco. Oggi li vediamo tutti insieme indossati. Se i prodotti sono ancora disponibili, vi lascio i link nell'info box come sempre per facilitarvi nella ricerca dell'articolo desiderato. Spero che sia cosa gradita come sempre. Iniziamo subito con un primo outfit. Questo outfit è composto da una gonna che io ho comprato a prezzo pieno, però nera. E l'ho trovata in negozio, era di una taglia in più, non era la mia taglia, quindi adesso devo vedere se la trovo online. È una gonna color cammello, biscotto, ruggine, vita alta, cintura in tessuto abbinato appunto alla gonna stessa, con uno spacco frontale assolutamente non eccessivo perché arriva al ginocchio. È una gonna meravigliosa, veste tranquillamente anche una taglia meno, perché io generalmente prendo la 42 europea, ovvero la 46 italiana, ma di questa ho preso una taglia meno. Qui sto indossando la 46 e in vita balla. Il tessuto è strutturato, leggermente elasticizzato. Quella nera non segna completamente, quella in questo marroncino tende un po' a segnare, quindi consiglio comunque, se avete come me qualche paranoia, le guainette sotto, però è veramente bellissima. Abbinata a questo maglione che avevo in wishlist, che all'interno ha dell'urex, è fatto appunto in crochet girocollo con questa lavorazione che mi ricorda un po' Missoni, e appunto alterna il color panna al marroncino, e poi c'è questo lurex che è un misto tra rame e l'oro rosa, mi sto incartando con la lingua. È veramente bellissimo il completo, ma stupendo il crop top da poter abbinare a tutto. Ha una vestibilità fantastica perché c'era rimasta l'unica e l'ultima XS in negozio, infatti vedete su di me la XS del maglioncino, e devo dire che con un pantalone, anche un jeans a vita alta, un pantalone beige o comunque qualcosa a vita alta, sta benissimo. Magari una taglia in più, in ogni caso io mi sentivo comoda. È un outfit molto bello e sono due capi che secondo me si riescono a sfruttare bene entrambi. Quella gonna, io ve lo dico, a prezzo pieno valeva tutti i soldi. In nero spettacolare, se la trovo scontata potrei cedere anche a questo colore, stupenda. Secondo outfit, qui ho preso prima la camicia, anzi la blusa, dopo il pantalone che mi ha stupito. Il pantalone è un pantalone elasticizzato, cropped, veste la taglia giusta, anche se è elasticizzato, non segna e non ha cerniere, cose particolari, perché ha la zip nascosta sul fianco, quindi non va ad evidenziare nulla. Vita alta, io qui ho inserito la blusa all'interno ed è il pantalone quello che arriva sopra la caviglia, che a me piace molto anche con un tacco. Diciamo che magari può tendere un po' a tagliare la figura, quindi con il tacco va comunque a equilibrare e slanciare. Bellissima la blusa, non l'ho comprata perché ne ho una veramente simile di H&M, proprio direi quasi uguale, cambia solo la fantasia, che la mia è fiorellini e questa è un po' fantasia cashmere, forse più aristocratica questa, però è veramente identica, ha i polsini alti con i tre bottoncini che io ho allacciato malissimo, il colletto un pochino a lupetto che si allaccia dietro sempre col bottoncino, tutti doppiati, e la camicia è a un velo ma non troppo trasparente. Volendo possiamo mettere un reggiseno color carne e portarla così, come vi sto facendo vedere io nel video, oppure tranquillamente con una canotta sotto se non siamo a nostro agio, però secondo me non è troppo trasparente. Questo abbinamento è stupendo anche con un paio di tronchetti sotto, panna o neri per andare a dare continuità alla gamba. Che dire, lo trovo veramente raffinato, glamour e sofisticato allo stesso tempo. Andiamo avanti, mia madre voleva fortissimamente che io comprassi, è italiano? Non lo so, questo pantalone in ecopelle con lo spacco sul retro.
particolarità è lungo e a zampetta, quindi è un pantalone che io di qua ho provato la 44 italiana, quindi una 40, veste abbondante, quindi riuscite anche a entrare nella taglia in meno della vostra, perché è elasticizzato, è molto aderente nella parte superiore, poi dal ginocchio in giù scende leggermente scampanato perché sul retro ha un piccolo spacchetto, diciamo, dal tallone in giù. Qui lo indossavo con il tacco, senza tacco era da accorciare. Io sono alta circa 1,68 m e l'ho portato a vita alta. Molto molto bello questo pantalone, poi ha una cucitura nel mezzo che va a proprio a rendere visivamente ancora la gamba più lunga. È veramente molto bello, abbinato a questo maglione anch'esso stupendo. Questo maglione lo vedo anche sopra un jeans mom fit con sotto una camicia bianca, e questo maglione a dare luminosità va tantissimo il metallizzato quest'anno, quindi troviamo maglie con pennellate d'argento, pennellate oro, pennellate in rame, comunque questi metalli all'interno delle maglie dei pantaloni, e questo è veramente bellissimo perché, a differenza di quelli che ho provato altrove, questo ha una maglia che secondo me è cotone. Non ho guardato la composizione, però è proprio primaverile, oserei dire. Con sotto qualcosa lo possiamo mettere anche d'inverno, magari un lupetto o una maglia. Però è proprio bella rasata come maglia, non è quella maglia acrilica. E anche se ci fosse dentro, è veramente nascosto molto bene. Del maglione c'era l'ultima taglia, era una XL. Io ho arrotolato le maniche, che erano un po' larghe e mi piaceva di più con la manica rotolata, e ho inserito, pizzicato all'interno del pantalone lateralmente, il pull. Però si può lasciare anche, diciamo, più casual, più largo, portato magari con una spalla un pochino fuori. Diciamo che la vestibilità è regolare, ovviamente io trovando una XL ho provato la XL ed è un po' over, però mi piace molto questo concept oversize su questo pull. Andiamo avanti, ve la faccio vedere, mi va stretta perché non c'era la L, io di queste tutte di solito provo la L, ma c'era una media, quindi o la media o l'XL. La XL mi cadeva completamente di spalle, vi faccio vedere la M, tenete presente che a me sul punto pancia fianchi mi va strettissima, ma è di un bello da paura. Questa tuta in satin, gamba un pochino svasata, ha questo scollo bellissimo perché in realtà è uno scollo tondo quasi coreana che rimane chiuso, ma si può anche, c'è già una piega, diciamo, preformata per tenerlo quasi aperto a V stile camicia. Poi ha la zip, si infila e si chiude con la zip, la parte bassa, diciamo, della patta del pantalone, e si va a chiudere con una cinturina laterale. È un panna con un bellissimo viola ciclamino intenso, ma veramente, veramente bella. Se ci fosse stata la mia taglia, ovvero la taglia in più, avrei voluto vederla indossata. Non escludo che magari posso fare l'ordine, perché tanto di tutti gli ordini online si può fare comunque il reso in negozio, quindi ci può stare. Anche se abbiamo un evento, una cerimonia, lo trovo un outfit adatto, anche sopra magari con un cappotto col collettino sempre coreana, col collettino stile Chanel senza collo in pratica, e la trovo molto bella. È sicuramente un capo particolare, un po' meno fruibile rispetto a tutti gli altri che abbiamo visto, che diciamo sfrutteremmo di più nella vita di tutti i giorni, però sicuramente un po' più ricercato, ecco. Andiamo avanti, e qui schippo la parte, diciamo, della base, ma vi faccio vedere una cosa carinissima. Pantalone rosa, è un rosa baby bubblegum particolare, perché all'interno una punta di lilla, non è proprio rosa rosa, è una punta di lilla pastello meravigliosa, questo rosa, perché alla fine è un rosa. C'è, se non erro, il tailleur, quindi con la sua giacca, ma ho voluto provarla con questo bomberino cropped e abbinargli sotto una maglia, che poi vedremo più nel dettaglio nell'outfit dopo, una maglia grigia. Io adoro l'accostamento del rosa e grigio, lo trovo fine, poi magari abbinato a una collana di perle, degli orecchini di perle, adoro. E questo pantalone, io qua indossavo la 44, ci voleva la 46, ma purtroppo in negozio non c'era, è molto sfizioso, un pantalone a vita alta, sartoriale, tra l'altro anche ribassato parecchio. Se trovate anche il blazer, io lo prenderei, però visto che poi comunque
sta bene il rosa, lo possiamo abbinare appunto ai grigi, a tutta la gamma dei grigi. Mi piace il rosa abbinato al panna, mi piace abbinato al bianco ottico, mi piace abbinato anche a un goccino di nero, insomma lo trovo comunque un colore che si riesce ad abbinare, oppure un rosa ton sur ton. Ma in questo caso con questo bomberino è troppo troppo dolce. Il bomberino costava tipo parecchio, perché è un bomber bello, comunque diciamo primavera-autunno, un po' imbottitino con la spallina, e è fatto in questo tessuto di tweed, stile tweed, però c'è dentro appunto il grigio, il nero e questo rosa che viene richiamato, è proprio identico, quindi si abbina perfettamente. Il giacchino poi possiamo appunto indossarlo magari anche con un pantalone nero, un dolce vita rosa, con un jeans e una camicia bianca, insomma possiamo poi sfruttarlo come capospalla. Mentre l'ho trovato molto particolare abbinato a questo pantalone. Se volete magari un abbinamento che non sia di toni neutri, estremamente scontato, basic, super casual, potete magari usare con questo pantalone o addirittura col tailleur completo. Andiamo avanti, qui vi faccio vedere il cardigan che ho provato in grigio, ma vi consiglio il pull che indosso oggi se volete puntare sul grigio, perché secondo me è del grigio più bello del mondo, è di H&M, e vi ho lasciato il link nel mio haul dei saldi, che non so se uscirà prima o dopo questo video, quindi andate a cercare i video recenti. Comunque è un maglioncino morbidissimo, con dei bottoncini a cardigan, però ovviamente è aderente come una maglietta, e ho voluto farvi vedere in abbinato, quindi tono su tono. Sapete che col grigio mi piace anche tantissimo, quest'anno sono in fissa col tono su tono, vi avrò spampanato i maroni. Ma c'era questa gonna midi con le pieghe, molto bella da mettere con la camicia bianca, con un blazer cropped, con il blazer nero, col giubbino di pelle, il biker, insomma si può sfruttare. Molto bella appunto l'idea del laminato argento, che è luminoso. La gonna ha una vita esagerata. Io generalmente sia da H&M che da Mango che da Zara di queste gonne provo sempre prima la S, anche se generalmente la mia taglia di pantaloni è la L, perché hanno la vita molto elastica. Cosa succede? Più tessuto c'è, più io che ho la vita stretta e il fianco largo, più la gonna, avendo più tessuto, tende ad allargare. Quindi meno tessuto c'è, meno tende ad allargare la gonna a pieghe, e quindi cerco sempre di prendere la taglia in meno. Questa che indosso è una media, è una gonna midi molto molto bella, leggera, quindi fruibile anche in primavera ma anche in estate, perché comunque è molto sottile, non trasparente, laminata. Se vogliamo usarla in inverno possiamo mettere anche sotto un pantaloncino per tenerci un po' calde, ecco. Ultimo outfit, e qui voglio farvi un recap, perché avevamo visto i capi spalla e vi avevo fatto vedere questa giacchettina che io sto indossando in taglia M, perché la L non c'era più, ma la M è un po' piccola sul seno, cioè un po' strettina. È una giacchettina senza collo crop che ha l'applicazione di una spilla nello stesso tessuto a fiore gigante. È stupenda, è scontata, bellissima con il pantalone nero, bellissima col jeans, bellissima col bianco. Possiamo usarla su un total black, per andare su un abitino, su un tubino. Io qui ve l'ho fatta vedere sopra questo abito grigio in maglia a costine, che è morbidissimo. Vi faccio vedere anche l'abito poi senza giacchina, però questa giacchina ha una calzata divina, veramente bellissima. Costava parecchio, la giacca, adesso ve lo dico, costava 80 euro ed era scontata a 29,99. Quindi è il momento di colpire, se state comunque puntando a un capo del genere, la trovo estremamente di classe. Anche pantalone nero classico, camicia bianca e sopra questa giacchina. Se vi piacciono gli abiti in maglia ma non vi sentite appunto confident, ma comunque lo desiderate molto, è un consiglio che mi sento di darvi quello di andare a sovrapporre un blazer molto leggero, in modo tale che non vi sentiate costrette, o un maxi cardigan sopra, magari cambiando un po' i tessuti, facendo sì che i tessuti stiano bene insieme. Però è un consiglio, e fregatevene soprattutto, il consiglio principale. L'importante è sentirsi bene con se stessi quando si indossa qualcosa. Il giudizio degli altri è non secondario, non terziario,
è proprio, non esiste, non deve assolutamente toccarvi. L'abito a maglioncino grigio vi dico che è morbidissimo, super confortevole e veramente bello. Ho provato una taglia L, ha una buona vestibilità, è molto elasticizzato ed è veramente morbido. Questo era l'ultimo outfit che vi ho proposto, vi lascio il link nell'info box. Ma io come sempre vi mando un bacio gigante, noi ci vediamo al prossimo video, da Federica, la donna qualunque.